nostro ciclo di incontri di Ecovena, con la piacevole partecipazione di Ciccio Viviane e di Alberto Rodante, che ci presentano questo libro sul cammino. E faremo una chiacchierata ovviamente formale su questa pubblicazione, che trovo piacevole ed interessante e che si sposa benissimo, tra l'altro, con lo spirito della nostra associazione, mai tra l'altro come in questo momento cade a fagiolo in concomitanza, manco l'avessimo fatta apposta, con la mostra di Anno Agricola, che è dedicata a camminare esattamente a ciò che si riesce a capire, no, dalla realtà che ci circonda, proprio camminando lentamente. Ed è un piacere ritrovare dei vecchi amici come Ciccio e Liliana, che hanno partecipato in passato a molte delle nostre escursioni e passeggiate naturalistiche per il territorio volese e non. No. Ed è anche significativo il fatto che oggi parliamo di questo libro, delle memorie che si svolgono durante un cammino, che si elaborano durante un cammino. Perché dico che è significativo? Perché oggi nel mondo, come dire, si celebra e si ricorda la giornata della memoria. E non a caso Ciccio, pur non parlando della diaspora di Auschwitz e di quello che è accaduto agli ebrei 80 anni fa, però dice Ciccio una cosa che mi è rimasta impressa, no? Leggendo il libro e leggendo una delle sue testimonianze. Lui alla fine del libro, in una sua testimonianza, cita Einstein, no? Raccoglie alcune, ecco, e Einstein in effetti, che, come dire, era particolare, dice delle cose interessanti, delle cose sempre attuali, no? A proposito della guerra, e dice che appunto la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire, ed è un'espressione, una verità, diciamo, che si contestualizza sempre. Oggi più che mai, tra l'altro, tra i tempi che viviamo, che molto spesso, forse magari la storia non si racconta bene, non si studia bene, è sempre ritornare indietro, no? I cosiddetti corsi, i corsi storici, sembra che torniamo al punto di partenza come se nulla fosse accaduto. Invece la storia ci insegna che ci deve ricordare che invece tutto quello che è successo è importante per evitare che appunto si ripeta. E il cammino, le esperienze che si fanno hanno molto a che fare con questo. Perché proprio ieri dicevo a Anno Agricola, mentre commentavamo un po' anche la sua mostra, e il fatto di aprire la nostra sede, no, ai soci ma anche alla città, diciamo una cosa bella, una cosa importante, che l'accogliere gente diversa da noi è fondamentale, perché ci aiuta a crescere. E questa accoglienza, questa apertura mentale, la si trova, ho visto, leggendo appunto nel cammino. E a chi piace camminare, perché a chi piace camminare molto spesso, frequentemente, si trova con tante persone che magari la pensano diversamente, però questo loro incontrarsi, questo loro scambiarsi le idee fa crescere e fa accettare reciprocamente. È una cosa che ci serve più di ogni altra cosa nel mondo di oggi, nel mondo che viviamo.